Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecroniche del Pandita. Quest'oggi siamo nella puntata di Shotgun Saturday Night, o anche rinominato New York, perché questo programma andava in onda esclusivamente nella zona di New York. Vabbè, comunque puntata del 19 giugno 1999. E qui vediamo l'ingresso di uno dei membri del Brood, ovvero Christian. Abbiamo sentito anche l'annuncio da parte del mitico Howard Finkel, mitico e mai dimenticato Howard Finkel, anzi nome che è tornato in auge ultimamente da parte di alcuni fan di vecchia data della WWE, che mal hanno apprezzato gli annunci di Samantha Irwin nell'ultima edizione di WrestleMania. Però io voglio mandare un messaggio a questi qua. È vero che Howard Finkel e successivamente Lillian Garcia avevano una classe che magari la Irwin non ha, però la Irwin a livello di carica, cioè, trasmette un'energia quando fa gli annunci che è qualcosa di veramente raro. E sono contento che lei abbia comunque annunciato, abbia fatto la ring announcer per tutti gli incontri delle due serate di WrestleMania 40. Ma qui non siamo nel 2024, siamo nel 1999, puntata di Shotgun Saturday Night, o anche detto New York, del 19 giugno 1999. Quest'oggi Christian affronta l'ex membro della Nation of Domination, manager da tempo che era un ex membro della Nation of Domination, D'Lo Brown. Quindi Christian contro D'Lo Brown qui da Shotgun Saturday Night. L'arbitro è Earl Hebner. Si parte con un clinch al centro del ring con D'Lo Brown, che poi va a colpire, va a mirare il braccio sinistro di Christian, anche se il canadese prontamente rovescia la situazione. Però D'Lo Brown riesce ad uscire dalla situazione di difficoltà, ma subisce lo spinning heel kick da parte di Christian, che poi si lancia su D'Lo Brown, ma D'Lo Brown lo prende a mezz'aria e lo lancia via come se fosse un sacchetto dell'immondizia. Poi attenzione, potrebbe già arrivare la running powerbomb. Ebbene sì, running sit down powerbomb da parte di D'Lo Brown, che poi si prende l'applauso e gli applausi del pubblico presente all'arena. Un D'Lo Brown veramente molto deep, molto carico in questa parte del match. Stranamente non è andato con lo sky high, che ricordiamo è la sua mossa finale, per una sorta di frog splash che D'Lo Brown eseguiva dalla terza corda. D'Lo Brown più che altro preferisce avere un piccolo diverbio con l'arbitro Earl Hebner. Qui attenzione, Christian tenta una reazione, spinge D'Lo Brown alle corde, D'Lo Brown si mantiene le corde, Christian però ancora spinge e questa volta si riesce a inchiodare D'Lo Brown per un tentativo di roll up che però non porta al conto di 3. Attenzione, spinning heel kick, questa volta eseguito da D'Lo Brown, che poi va con la sua classica, il suo classico leg drop, eseguito al centro del ring. Mentre se recuperate questo match su YouTube in lingua originale, potete sentire oltre la voce di Michael Cole anche la voce di Vince Russo. Ebbene sì, lo storico booker della WWF e poi successivamente della WCW effettuò per alcuni show anche il commento, come è accaduto per questa puntata di New York. E qui attenzione, Christian riesce a mettere in difficoltà D'Lo Brown, facendogli perdere l'equilibrio, poi lo aggancia, attenzione, tentativo di superplex, spinge via D'Lo Brown, che poi va a stare sulla terza corda e va per lo sky high per il conto di 3 vincente. E su queste immagini vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento per un prossimo video sempre qui su YouTube delle Telecroniche del Pandita. Ciao!